Ricordate l'idea di Newton? Era semplice e geniale, ci si poteva aspettare di meno, ma lui stesso l'aveva poi ribattezzata deludente. Perché? Cosa c'era di sbagliato nel suo progetto? Di fatto nulla, se non i materiali utilizzati. All'epoca di Newton, gli specchi erano per lo più realizzati con una lega di rame e argento, e questi stessi materiali erano stati utilizzati da lui per costruire il suo telescopio. Tuttavia, questa lega, anche se ben lucidata, riflette solo circa il 30% della luce incidente e inoltre si ossida molto velocemente. Questo, oltre a dare un'immagine poco luminosa, costringe a continue operazioni di lucidatura e pulizia, che le lenti invece non richiedono. Siamo, ricordiamo, nel 1671. Nella prima metà del 1700, neanche 100 anni dopo, i telescopi a lenti, come abbiamo visto, stanno raggiungendo i limiti tecnici e costruttivi. Sono troppo ingombranti e pesanti e questo li rende di difficile e complicato utilizzo. Tuttavia, per vedere meglio gli oggetti del cielo, serve aumentare ancora il diametro dei telescopi. Come fare? L'idea degli ottici è ancora una volta molto semplice: tirare fuori dal cassetto il modello di Newton e vedere se, con materiali o tecniche costruttive diverse, si possono superare i limiti della prima versione. E così avviene, dimostrando che un telescopio riflettore può funzionare bene tanto quanto un rifrattore. Verso la fine del 1700, l'astronomo reale William Herschel, famoso per aver scoperto il pianeta Urano, fa costruire un telescopio di 1,2 metri di diametro e qualche decennio più tardi, nel 1845, Lord Rosse uno da 1,8 metri, superando i limiti finora raggiunti e iniziando a vedere con maggior dettaglio gli oggetti nebulari. È grazie a questo strumento che riesce per la prima volta ad osservare la forma a spirale di quella che oggi chiamiamo galassia vortice, anche se al tempo questo termine non era nemmeno stato inventato. La scoperta che questi oggetti fossero in realtà esterni alla Via Lattea dovrà attendere ancora per 70 anni. È cominciata così l'epoca dei telescopi riflettori, che ancora oggi rappresentano la tipologia utilizzata in tutti gli osservatori del mondo.